questa è la piazza distante, sono in Porta Garibaldi, praticamente completata. E che finito. Le spezie o i simulacri, come li chiama lui, delle immagini nell'aria, altrettanto si diffondono l'odore, il suono e cose di questo genere che appunto sono anche un po' la spia di quest'unità del pensiero, quest'unità diciamo che Leonardo avvertiva dei fenomeni naturali. Eccoci, grazie, tanto adesso non sono posto, ci sono tante sedie vuote qui davanti, voi pure qui davanti, venite avanti con coraggio. Sui disegni degli strumenti musicali e dell'acustica conservati nella sontuosa raccolta del Codice Atlantico. Prima di tutto voglio riconoscere e ringraziare profondamente le persone senza le quali questa mostra non sarebbe stata mai realizzata, cioè Monsignor Franco Guzzi, professore Pietro Maranni, senza la cui erudita guida questa mostra sarebbe stato solo un sogno, professore Giorgio Ricchebuono, architetto Elena Zoldana, Marco Torriani, Blanca Pipilova, Carolina Donzelli e Rene De Biagi. Sebbene Giorgio Vasari lodasse Leonardo come il migliore vincitore di rima all'improvviso del suo tempo, rimangono poche testimonianze che testimoniano la sua bravura nell'improvvisazione e il suo ruolo come musicista sulla lira d'abbraccio. Per Leonardo da Vinci la musica rivelava, tra parentesi, la figurazione delle cose invisibili. Anche se Leonardo chiamò la musica la sorella minore della pittura, nel paragone della pittura, spesso faceva riferimento alla disciplina di musica, ricorrendo alle analogie musicali per approfondire le qualità trascendenti della pittura. Leonardo posizionò la musica solo inferiore alla pittura, con l'orecchio solo secondo all'occhio. Nel Codice Atlantico Leonardo dice: l'occhio, che si dice finestra dell'anima, è la principale via donde il comune senso può più copiosa e magnificamente considerare le infinite opere di natura e l'orecchio. E l'orecchio è il secondo, il quale si fa nobile per le cose racconte. E nel paragone, dove il poliedrico rinascimentale usò questa descrizione per la musica di la figurazione delle cose invisibili. Ma infatti i suoi disegni degli esperimenti acustici e degli strumenti musicali danno espressione grafica al regno invisibile del suono. Leonardo era affascinato del mondo auditorio e dimostrò questo interesse prolificamente nel Codice Atlantico. Il suono serviva a Leonardo come apparato critico per spiegare i fenomeni naturali nelle sue analogie sull'universo fisico. Se la scienza dell'acustica offriva a Leonardo dei contesti teorici per capire le regole della natura,
gli strumenti musicali gli presentava con l'opportunità tangibile di lottare con problemi acustici, tecnologici e estetici. Anche gli permetteva di immaginare delle nuove e ibridizzate strategie per la produzione del suono. Sebbene i due codici di Leonardo conservati a Madrid e recuperati negli anni 60 contengono solo un paio di fogli dedicati specificamente a strumenti musicali, il codice atlantico è molto più ricco del tema degli strumenti musicali. La raccolta ambrosiana supera anche quella della Biblioteca di Parigi, il manoscritto H e il codice Arundel, le altre due più ricche fonti per disegni organologici di Leonardo. Dunque, offre il focus ideale per studiare l'approccio leonardiano al disegno acustico. I disegni organologici visualizzano nuove tecnologie strumentali, radicalmente diverse dalle forme convenzionali. Anche in questi schizzi risolvono difetti che Leonardo percepisce nel disegno originale. Leonardo analizzava i tratti dei disegni strumentali convenzionali e li paragonava con le capacità della voce e di altri modelli anatomici. E gli applicava questa conoscenza alla costruzione a fin di fare gli strumenti più flessibili e efficaci. Le immagini della mostra comprendono dei disegni del tamburo militare meccanizzato disegnato sul foglio 837. Questo strumento fu disegnato nel periodo in cui l'artista stava lavorando al dipinto della battaglia di Anghiari per il Salone del 500 nel Palazzo Vecchio. Esso fu probabilmente concepito per essere utilizzato durante feste o celebrazioni. Anche c'è il progetto della viola organista, molto conosciuta, uno dei è che esiste in parecchie forme e in parecchi manoscritti. Uno dei disegni di strumenti musicali più innovativi ideati da Leonardo. Questo progetto prende in esame molti problemi estetici e musicali sulla costruzione di strumenti a tastiera e a corde, la facilità di esecuzione della polifonia con uno strumento a corde, e cioè che Leonardo percepiva come il maggiore difetto del suono, il suo decadimento. Anche ci sono progetti di un congegno per diminuire l'attrito nelle campane, nello specifico per ridurre l'attrito tra la campana e il suo battente. Direi che questi esperimenti acustici sono dappertutto nel codice e si usa sempre gli strumenti musicali per mostrare qualche fenomeno acustici e anche per fare analogie a altre cose come la biblioteca ambrosiana e la mostra degli strumenti dei fogli Leonardo inerenti strumenti musicali, mostra curata da quella di Marani e Michael Heisenberg, e che si apre oggi all'Ambrosiana con una sede distaccata presso la chiesa di Leonardo.